Benvenuti amici del canale, questa è la seconda delle tre parti in cui ho suddiviso il lungo video sulla notte in Mylar. Al termine del video trovate i box con i link per le altre le restanti parti e per la mailing list che le contiene tutte. Buona visione. Non voglio allontanarmi da questa zona perché al buio poi non la troverei più. Ok, ho fatto uno strato di foglie, ho fatto quel che potevo. Adesso sacco da bivacco, dove ti ho messo? L'apertura. Ok, di qua ci sono i piedi. Così, come posso tenderlo? Ho due cordini. Avete visto? Ho cercato di fare un materasso con le foglie. Difficile da farsi perché non si vede niente e non voglio allontanarmi dalla posizione che ho trovato. Adesso potrei semplicemente mettermi dentro il BB bag per passarci la notte, però so che questa tipologia di sacchi tende a fare una condensa bestiale e dentro mi ci bagnerei tutto. Quindi la mia idea è quella di tendere i piedi, tenderlo qua davanti e tenere alzata la parte alta in modo che ci sia comunque un minimo di passaggio d'aria che non faccia troppa condensa. Non fa freddissimo e anche tenendo aperto riuscirò a passare la notte. Meglio passarla ravvedendo un pochino piuttosto che bagnandomi, perché se mi bagnassi di condensa, di sudore, poi sentirei molto più freddo. Vediamo cosa riusciamo a fare al buio e che non ci si vede veramente niente. Non ci vedo nulla e sto cercando di rompere dei rami per poter fare dei rudimentali picchetti con cui tendere il sacco da bivacco. Fortunatamente il terreno è morbido, appena detto. Adesso qui ho le corde. La breaking light fa veramente una luce che è una chiavica. Ok, questa qui è un pezzo di paracord. Vediamo se dentro ci sono gli altri fili. Al buio sarà un'impresa. Allora, mentre cerco di smontare il paracord, ecco sì, ci sono i fili dentro. Diciamo due parole sul Mylar. Il Mylar è un materiale che è stato sviluppato da DuPont nel 1950. Non si tratta di altro che di uno strato di plastica ricoperto da un foglio di alluminio. L'alluminio ha la capacità di riflettere il calore,
Quindi solitamente i sacchi sono, cioè le coperte, quelle usate anche dal personale che fa il soccorso, hanno un lato argentato e un lato, non riesco a sbloccare l'altra parte, e l'altro che è dorato, o in questo caso è arancione. E ovviamente la parte che riflette questo qui, mi sta scappando fuori, mannaggia, al buio è un dramma, non si vede davvero nulla. La parte che riflette è ovviamente quella argentata, che deve essere tenuta verso la fonte di calore e riflette la fonte di calore. Quindi se io me lo avvolgo con la parte argentata contro di me, il calore che è messo al mio corpo, diciamo che rimbalzerà, detto volgarmente, e tornerà, ok, fatto, e tornerà verso di me, quindi mi aiuterà a mantenere il mio calore corporeo. Il problema è che se noi siamo ancora caldi, riusciamo ad avere del calore da trasmettere. Ecco qua. Se noi invece siamo freddi, perché stiamo già andando in ipotermia, non avremo più calore da trasmettere e quindi ci riuscirà di fare ben poco. Come faccio a tenere in sicurezza il coltello senza farmi male? No, qua non mi piace. Lo rimettiamo. Eccolo qua, il fodero. Nel fodero. E lo rimetto in tasca. Adesso ho sia la guaina che un tot di fili che erano interni al paracord, quindi il mio bastone è qua. Me li metto in tasca perché ho paura di perderli al buio. Prendo un po' di foglie, faccio una pallina, fammi vedere. La metto qua nell'angolo. Strozzo il mylar e inizio con la guaina del paracord, faccio una bocca di lupo. Faccio anche fare un nodo perché sto mylar non so quanto tiene. Ok, ho fatto una asolina che stringo intorno alla pallina dove non ci si vede niente. Ok, attacchiamola qua al mio picchetto, la parte più bassa del picchetto. Ok. Adesso andiamo dall'altra parte dove avevo messo. L'altro picchetto è qua. Fili interni alla paracord, già sono presbite ed è un problema, o meglio sto diventando presbite con la vecchiaia. In più non si vede niente, è una battaglia sul bordo. Non sarà ampissimo. Faccio un'asola. Ok, ci faccio passare dentro il cordino come un cappio e adesso prendiamo la pallina di corda di foglie. Ok, presa al picchetto, vai. Ok,
Adesso prendo il laccio che era più lungo. Ci arrivo. Ok, per tenerlo aperto proverò a fare altra pallina di foglie. Non voglio tenderlo troppo perché non vorrei che il mylar si rompesse. Vediamo se riusciamo a tenderlo dalla parte posteriore. Devo riuscire a fare altri picchetti. È veramente complicato fare tutto questo al buio. Anche semplicemente riuscire a fare i cappi sui cordini vedendo dove il cordino sottile è veramente complicato. Che ho paura di ferirmi perché ok, qua va meglio. Allora, facciamo un'asola. Pallina di foglie. C'è il vento, troppo vento, anche potessi fare il fuoco avrei paura di farlo, per paura poi di dovermi trovare a dover scappare da un incendio o che l'incendio si sviluppi mentre sto dormendo, neanche me ne accorgo. E se non muoio di freddo, muoio bruciato nell'incendio. Ok, così è venuto abbastanza teso. Mi metto la breaking light qua davanti. Come avete visto, ho usato il sacco cercando di trasformare in una tendina. Sotto c'è il c'è un legno, maledizione. Ok. Sotto c'è il materasso di foglie. Ho fatto quattro picchetti al buio rompendo dei rami e tendendoli con il paracord e con i fili, con quello che c'è all'interno del paracord. Invece avevo l'altro laccio, l'ho usato per tendere la parte superiore. Non avessi avuto questi, probabilmente mi sarei tolto i lacci dagli scarponi e nel peggiore dei casi li avrei tagliati per poi riannodarli l'indomani mattina quando avrei dovuto andarmene da questa situazione. E il vento non è tantissimo, ma c'è, il che mi farebbe un po' paura per accendere il fuoco. In ogni caso, per accendere il fuoco è veramente troppo buio, ho fatto l'errore di camminare fino all'ultimo ed è già stato molto difficile riuscire a sistemare il bivacco.
Raccogliere la legna sarebbe veramente impossibile, a meno che io non prenda legna verde dagli alberi, ma servirebbe ben a poco. Quindi adesso non mi rimane che mangiare quel coso in tasca. Ok, ho una golia, una liquirizia, non ho nient'altro, ma la mangerò e anche avessi altro l'avrei mangiato prima di coricarmi, perché la digestione aiuta a sviluppare calore e quindi mi avrebbe dato un minimo di calore almeno per qualche mezz'oretta per affrontare la notte. Sono fortunato, la temperatura non è bassissima, vediamo come prosegue la serata.